scusate, Bellamy ha fatto una carriera folgorante con l'aiuto di complici giusti e qualificati. Piace alle donne e le donne piacciono a lui. Garba ai potenti e i potenti garbano a lui. Ha il ricatto pronto nel taschino del gilet. Cosa ci vuole di più per avere libero accesso ai quartieri alti di Parigi dove si congiura per truffare qualcuno, magari lo Stato? Certo che una bella moglie farebbe davvero comodo. Chi? Ma la signora Forestier, adesso che il marito ha esalato l'ultimo respiro. Così, nella camera mortuaria, di fronte al catafalco, si sigla il patto. Nasce la premiata ditta Bellamy, vedova Forestier. Tenta anche di andarsi ad ossigenare in Normandia, dove l'aria è troppo limpida per non fare paura a chi ama solo quella viziata dai velluti. Via, via da quei cieli così azzurri da sembrare finti. C'è Clotilde che aspetta dietro la tenda di una camera. C'è la devota Madame Walter, donna, si dice così, no? Di preclari virtù, madre e sposa esemplare. È proprio per questa preda ghiotta, per le sue fauci insaziabili, come scriverebbe un cronista del tempo, che Bellamy tende la rete. Ma lei resiste e vince il primo incontro. Basta non avere fretta. Il seguito? Al prossimo capitolo. Avanti. Ah, avanti, avanti, Bellamy. Oh, mi scusi, giurò, se l'ho chiamato così, ma le mie figliuole e mia moglie non fanno altro che ripetermi. Bellamy ci ha scritto, Bellamy ci ha invitato, quindi lei mi perdonerà. Ma si figuri, in fondo non mi dispiace. Si accomodi. Cose grosse, grossissime. Il ministero si è dimesso, niente ferie per quest'anno. La Spagna si è irritata per la questione marocchina e questo ha provocato la caduta di Durand de Lens. Marot ha avuto l'incarico di formare il nuovo gabinetto. Il nostro amico La Roche-Mathieu è agli esteri, il ministero più delicato e più importante per noi. Avrà ad interim anche quello degli interni, una vera potenza. Bisogna quindi sostenerlo. Mi serve una serie di articoli sul Marocco. Perfetto, ho quello che fa a caso suo. Uno studio sulla situazione africana e la storia delle razze che ne occupano il territorio. E il racconto di una visita all'Oasi di Figui, causa dell'attuale conflitto, va bene? E il titolo? Da Tunisi a Tangere. Perfetto, lei ha capito tutto. Mi occorre per domani. Non farò fatica a consegnarlo. Lo sai che La Roche-Mathieu è ministro degli esteri? Sì, ho consegnato un'ora fa un articolo sull'Algeria.
Niente di nuovo, è primo che scriveremo. I racconti di un cacciatore d'Africa con qualche ritocco andrà benissimo. Bisogna sostenere La Roche. È un amico e ce ne sarà grato. Me l'ha detto anche Voltaire. Tutti per La Roche, vero? È l'uomo nuovo della politica francese, mio caro. E io non so schierarmi che con chi vince. Non c'è bisogno che tu me lo dica. Sul comodino c'è un telegramma di città. Non l'hai aperto? Vorrei tu fossi discreto con me come io lo sono con te, Bellamy. Mi perdoni e venga alle 4 al Parco Monceau. Virginia Voltaire. Quanta gente in questo parco. Me lo ricordavo più malinconico. Vogliamo andare da qualche altra parte? E dove? Non so, in carrozza. Abbasseremo le tendine così lei sarà nascosta agli sguardi indiscreti. Preferisco. Qui muoio di paura. Dove ha detto al cocchiere di portarci? Non si preoccupi, sa dove andiamo. Non ho dormito tutta la notte. Ieri in chiesa sono stata dura, ma mi fa tanta paura star sola con lei. Mi ascolti. Deve promettermi di rispettarmi, di non... Altrimenti non ci vedremo più. Sono il suo schiavo. Le giuro che non ho mai avuto un amante. Mai. Una colonnina di piccoli fatti. Quanti deputati, chi ha disertato la Camera durante le vacanze, insistere sulla necessità di essere presenti durante questi momenti difficili. Andate, poi portatemi tutto qui perché voglio controllare io di persona. Oh, bravo Durama, ha portato l'articolo. Un'ultima occhiata e può passare in tipografia. Molto bene. È vero che Lambert Sarrazin ha scommesso i propri baffi contro i favoriti del Presidente del Consiglio, che il nuovo governo avrebbe imitato il precedente inviando un corpo di spedizione a Tangeri, tanto per fare il paio con quello inviato a Tunisi. Esatto. Come mettere due vasi sopra un caminetto, ha aggiunto. La terra africana è appunto, onorevoli colleghi, un caminetto che brucia la nostra legna migliore. Un caminetto a gran tiraggio che accende solo bigliettoni di banca. Voi avete voluto togliervi la voglia di ornare il lato sinistro con un ninnolo tunisino. E vedrete che l'onorevole Marrou non mancherà di imitare il suo predecessore ornando il lato destro con un ninnolo marocchino. Durand. Aggiunga che l'onorevole La Roche-Mathieu, come si sa, non vuole la guerra in questo momento. Bisogna presentare un governo che ama la pace, ma che tiene le armi in cantina, oliandole ogni tanto. Faccia capire che Lambert Sarrazin è amico del paradosso. Allora diciamo decisamente no a un intervento militare. No, diciamo che sarebbe giusto, ma che siamo convinti che non possa verificarsi, veda lei. Stiamo giocando sul filo del rasoio. Ah, lei, rival, mi prepari un ritratto sull'uomo La Roche-Mathieu. Trascuri il lato politico, parli della sua intelligenza, della sua cultura e del suo equilibrio. In La Roche-Mathieu si riconoscono i ben pensanti. La Roche-Mathieu è l'uomo che noi vorremmo a tavola con noi perché ci dà sicurezza. Insomma, faccia lei che è maestro in queste cose. Amici, questo è il momento della vie française.
Siamo temuti, citati, rispettati. Bisogna che i francesi che si trovano in vacanza sentano di essere protetti. Chiaro? Ho scritto 10 lettere. Non mi hai mai risposto. Vivo al giornale, chiedilo a tuo marito. Ho gli operai in casa. Vorrei essere tra i campi e tu mi convochi in una chiesa. Io mi sono buttata nel nostro amore, come ci si butta in un fiume, con la pietra al collo. Se affogo ti voglio vicino. È pessima letteratura e lo sai. Sono stata una pazza a credere. Ma non me ne pento. Non è prudente farsi vedere qui. Tu dimentichi troppo spesso che hai un marito, 2 figlie grandi. Tu parli, io vorrei solo baciarti, amore mio. Non siamo dei ragazzi, Virginia. Devi controllarti. A me piace l'operetta e a te il melodramma. Parla, tesoro. Sono già contenta. Mi basta per ora. Bisogna lasciar passare almeno 1 mese, poi sarò io a cercarti. Non resisterò 1 mese senza di te. Io ho scoperto l'amore solo adesso. Devi, dobbiamo pazientare. Sì, anch'io voglio di stare un pochino con te. Sarò io a cercarti. Oh, e basta con le lettere. Mia moglie potrebbe insospettirsi. Ciao, Virginia. Sono stanco. Vorrei andare in Normandia. O giù nel mezzogiorno. O a Cannes. Anche tu? Non per morirci, mia cara. Mare. Il mare tiepido d'autunno, con le onde rilassate. Oh, come parlo bene. Magari scrivessi così. No, passare l'estate a Parigi non è piacevole. Ma utile. Avrei voluto vedere te al giornale. 8 ore di fila e 4 alla camera. Da un forno all'altro, insomma. Non ne posso più. 20 articoli sulla colonia algerina. Gli incontri con la Roche-Mathieu, che poi non è così brillante. La Roche è l'anima del giornale, e tu lo sai. Prima, la Vie Française era l'organo di un gruppo di maneggioni. Adesso è la voce del governo. Lo sai che papà Walter sta tentando una speculazione con certe miniere di rame giù in Marocco? Papà Walter ha capito tutto. Sveglia, Bellamy. Ah, la Roche ti aspetta nel suo ufficio. Deve darti delle comunicazioni per domani. Arrivi tardi. L'ho visto ieri. Mi ha confermato che la spedizione in Marocco non avverrà. Faccia capire bene ai suoi lettori che mai e poi mai ci butteremo in un'impresa del genere. Come vedi, questa volta sono più informato di te. Il tuo ministro mi ha convocato ieri sera alle ore 22:15. Il mio ministro è anche il tuo. È più utile a te che a me. Non lo so proprio. Poi a me non fa la corte. Neppure a me la fa. Ma fa la nostra fortuna. Se dovessi scegliere fra i tuoi adoratori, preferirei ancora il vecchio Vaudrec. A proposito, che fine ha fatto? Sta male. Un attacco grave di gotta. Dovresti andare a trovarlo. Lo sai che ti vuole bene. Se il tuo ministro non mi darà troppi incarichi, ci vado oggi. A stasera, amore mio. Di chi è questa bocca? Tua, tesoro. Oggi il mio piccolo è sulle sue. Non vuol dare soddisfazione neanche alla sua micciolina dorata. Smettila, Virginia. Ma io ti amo, pulcino mio. Io sono la tua mogliettina, capisci? Accarezzami. Se sei carino con me, ti dirò una cosa segreta. Cosa, amore? Lo vedi che sei curioso, micetto mio. Allora se farai il carino dopo. Oh, ti prego, basta. Non siamo più in fasce, né tu né io, chiaro? Dio, come mi fai? Mi fai male, lo sai?
dopo che sei stato tu a traviarmi. Beh, non ti ho tolto la virginità, mi pare. Non c'è stata corruzione di minorenni. Tu il dente del giudizio già ce l'avevi. Sei un micione impertinente. Non ero più una ragazzina, è vero, ma non avevo mai peccato. Oh sì, lo so, me l'hai detto e stradetto 20 volte. Ti prego, chiamami solamente George. Come sei brutale, grossolano. Non merita proprio che ti dica quello che volevo. Parla, su, amore. Voglio darti una notizia politica e farti guadagnare 50.000 franchi e anche di più, se vuoi. Come? Spiegati. Ieri sera era a cena da noi il ministro La Roche. Ho afferrato certe parole. Sai, di fronte a me il ministro e mio marito non badavano ad essere cauti. Allora, di che si tratta? Stanno per occupare il Marocco. Ma se La Roche mi ha detto il contrario, e io l'ho anche scritto. Si sono presi gioco di te. Hanno preparato il colpo nell'ombra. La spedizione su Tangeri l'avevano decisa il giorno in cui La Roche ha assunto l'incarico al governo. Hanno poco a poco riscattato tutto il prestito del Marocco per mezzo di agenti che non davano troppo nell'occhio. Hanno preso per il naso persino i Roche, che si stupivano dalla continua richiesta di azioni marocchine. Ora si metterà a piede laggiù e la Francia garantirà il debito pubblico. Quindi se oggi compri in borsa, domani puoi rivendere, guadagnando 10-20 volte in più. Per loro vuol dire 50-60 milioni. Lo vedi che per amore cerco di capire anche gli affari. Che carogna quella Roche. Vuole tutto per sé, Farabutto. Ma la sua carcassa di ministro finirà sotto le mie unghie. Deve stare molto attento l'amico delle donne. Molto attento. Non arrabbiarti. Puoi ancora acquistare qualche cartella del prestito a 72 franchi appena. Non ho soldi. Ci ho pensato, Topolino mio. E se tu mi volessi un briciolo di bene, mi permetteresti di prestarti qualcosa? No, questo no. E va bene, niente prestiti. Io volevo comprare 10.000 franchi di quelle azioni. Ne comprerò per 20.000. Metà per me e metà per te. Quindi non ci sarà da pagare niente. Se la cosa riuscirà, avrai guadagnato 70.000 franchi. Se non riuscirà, mi dovrai 10.000 franchi a tuo comodo. Non mi va, non voglio anticipi. Ma è la banca Valtaire a fare l'operazione, non io. È Valtaire che ti anticipa la somma, sia pure in maniera indiretta. Cosa vuoi che sia, di fronte a quello che tu hai fatto per lui? E va bene, hai vinto. Se perderemo, ti darò 10.000 franchi. Su, 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 andiamo. Ma, George, non posso nemmeno baciarti. Ma è che ho un mal di testa oggi. Domani vieni a colazione da noi. Ne sarei felice. Se ti fa piacere. Su, adesso dobbiamo andare. Alla camera mi aspettano per una riunione. Come vuole. Vado di là a prepararmi. Nessuno potrà vedere se sono pettinato o no. Allora io scappo. A domani. Ancora un bacio. Uno vero, te ne prego. Basta per oggi, mi hai tolto tutte le forze. Non riuscirò mai ad ingrassare. Mi nutro di dolci, chablis ghiacciato, intingoli. Tu sei perfetta così. Per questo coltivo i tuoi vizi, anche più segreti. Lo sai cosa ho sognato? Facevamo un lungo viaggio, tutti e due, sopra un camello. Io a cavallo di una gobba e tu di un'altra. Attraversavamo il deserto. Io avevo fame e mangiavo un panino imbottito. Si faceva merenda sulle due gobbe, insomma. Ma io volevo fare qualcos'altro e non riuscivo perché le due gobbe erano distanti.
Potevamo scegliere. No, no, non si poteva, perché eravamo attaccati al cammello. E così ho mangiato tanti panini imbottiti. E mi è rimasta una gran voglia di fare l'amore. E facciamolo. Però voglio spogliarti io. Comincio. Comincia. Capello di donna? Ma è biondo, non è di tua moglie. Sarà della cameriera. È lei che ha la mania di spazzolarmi i panciotti. Tu sei andato a letto con una donna che ti ha attaccato i suoi capelli e i bottoni. Ma questo è bianco. Fai all'amore anche con le vecchie. Magari ti pagano anche. Ma sarà stato uno scherzo. No, mio caro, no, no. Questa è una che ti ama. Con le vecchie ti sei ridotto ad andare. E la vecchia ha voluto che tu portassi via qualcosa di lei. Ma non hai più bisogno di me. Senti quell'altra. E fra qualche mese portala all'ospizio. Clotilde, sì, buona. I baci dalla nonna e gli schiaffi dalla nipote, va bene? Stai invecchiando, Bemi. Io devo ringraziarla, Bellamy. Questi articoli sono stati molto utili al governo, ai nostri amici. Mi dispiace che la signora non sia qui. Io so quanto sono debitore, anche a lei. Il vostro salotto è diventato la meta ambita dei politici francesi. Mia moglie è molto dolente, ma un vecchio amico di famiglia, il conte di Vaudrec, sta molto male. Non ha nessuno, e lei lo cura con l'amore di una figlia. Lo sa che Susanna e Rose hanno rinunciato a un loro impegno quando hanno saputo che veniva a cena da noi? Io non ho fatto nessuna fatica. Bellamy lo vorrei come amico, come compagno di scuola. A una festa, a una partita a carte, di fronte a una bella tavola imbandita. Mi mette allegria, gioia di vivere. Mi dà serenità. Questo dimostra il suo successo con i giovani, Bellamy. Champagne, prego. Dovrebbe venire più spesso da noi. La sua presenza fa piacere a tutti. Deve considerare la nostra casa come sua. La mamma lo dice sempre. Bellamy, io me lo comprerei. Non le dia retta. L'avrò detto così, una volta. Adesso me ne ho a male, signora. Allora? Le confesserò una cosa, non amo lo champagne. Ma questo è imperdonabile per una bella ragazza come lei. Posso darle un ordine? Sai che offerto da lei è più buono? Mi hai fatto soffrire questa sera. Neppure un'occhiata. Cattivo. È più di un mese che non ci vediamo. Io non verrò più, Virginia. E tu non verrai più da me. Ma cosa dici? Quello che penso. Tu hai un marito, dei figli, io ho una moglie. È stato un momento molto bello. La commedia è finita. Buonanotte. Mi ero appisolato, signore, mi scusi. Avete ragione, tardi. La signora? È uscita nel pomeriggio. Hanno avvisato che il conte Vaudrec stava molto male. Vaudrec è morto. Mi dispiace. Ti ha detto qualcosa? Nulla. Quando sono arrivata, aveva perso conoscenza. Vieni, vieni a letto. C'era nessun parente al letto di morte? Soltanto un nipote. Lo vedeva spesso questo nipote? Mai. L'ultimo incontro, 10 anni fa. Aveva altri parenti? No, che io sappia. Allora l'erede è il nipote? Non lo so. Era ricco, Vaudrec? Ricchissimo. Una cifra? Un milione, forse più.
No. Lo sai che il tuo ministro ci ha fottuti. A me ha detto che non c'era nessun intervento armato in Marocco. E invece fra 2 o 3 giorni lo occuperanno. Mica male, come atto d'amicizia. Mica male, davvero. Io ho freddo. Questa sera no. Va bene? Però è enorme. Cosa, caro? Che vorrei che non ci abbia lasciato nulla. Era il nostro migliore amico, mio, tuo. Pranzava da noi 2 volte alla settimana. Andava e veniva come gli piaceva. T'amava come un padre. Ma io non voglio molto, un ricordino, una piccola prova che ha pensato a noi, ti pare? Mi ero dimenticata di dirti che ha scritto il notaio Lamaner. Mi aspetta domani, nel suo studio. Al 17 di Rue Molière, per comunicazioni che mi riguardano. Strano che abbia chiamato te e non me, che sono il capofamiglia. Se vuoi ci andiamo insieme. Signora, io l'ho chiamata per metterla a conoscenza del testamento del conte di Vaudrec in suo favore. Me l'immagino. Leggerò subito, tanto è brevissimo. Io, sottoscritto Paul-Émile Cyprien, conte di Vaudrec, nelle piene facoltà fisiche e mentali, lego tutto il mio patrimonio, composto di titoli pubblici e privati e di beni immobili per un valore di 1 milione circa, alla signora Claire Madeleine di Roy, senza alcun onere o condizione. Prego la signora di accettare questo dono ad un amico defunto, in testimonianza del di lui devoto e profondo affetto. Non c'è altro. L'atto porta la data dello scorso agosto e sostituisce un altro documento di egual tenore composto 2 anni fa in favore della signora Claire Madeleine Foresti. È chiaro, signore, che sua moglie non potrà accettare il lascito senza il suo consenso. La prego di lasciarmi qualche giorno per riflettere. Capisco lo scrupolo. Debbo anche precisarle che il nipote si dichiara disposto a rispettare le volontà dello zio qualora gli si versi la somma di 100.000 franchi. A parer mio, il testamento è ineccepibile, ma una causa farebbe chiasso e penso sia meglio evitarla. Spesso la gente è malevola. Posso contare su di una risposta entro un paio di giorni? Senz'altro. Tu sei stata l'amante di Vaudrec. Sei pazzo. Non si lascia tutto il patrimonio a una donna senza che questa... Hai uno strano senso dell'amicizia, lo ripeto, sei pazzo. Certo, avrebbe potuto lasciare qualcosa anche a me, al marito, a me come suo amico, no? E non solo a te come sua amica, a te che sei mia moglie. Anche il notaio ha fatto cenno alle lingue malevole, mi spiego. Mi sembra che sarebbe stato singolare questo lascito a te. E perché mai? Perché sei mio marito, perché ti conosco da poco e perché il primo testamento, quando era vivo Forestier, era già a mio favore. Tu non puoi accettare. E va bene, faremo come vuoi tu. Non possiamo accettare l'eredità a questi patti. L'effetto sarebbe deplorevole. I miei colleghi sono già pronti a prendermi di mira. Io non posso ammettere che mia moglie accetti un lascito da un uomo che l'opinione pubblica già le attribuiva come amante. Forestier non ci avrebbe fatto caso. Io sì. Te l'ho detto, caro. Rifiutiamo. Vorrà dire che avremo 1 milione di meno nelle nostre tasche. Certo, 1 milione in meno. Ma non è poco. Pazienza. Quel maledetto Vaudrec non ha valutato in quale condizioni mi avrebbe messo. Sarebbe bastato che ne avessi lasciato metà a me e tutto sarebbe andato a posto. Io taccio. Tocca a te decidere. Ho molto riflettuto. È stata mia moglie a suggerirmi la soluzione. L'eredità del conte di Vaudrec verrà divisa a metà fra me e la mia consorte, che mi farà un lascito del 50%. Così saranno evitate le chiacchiere. Insomma, mia moglie accetta in quanto io, suo marito, accetto. Giusto, no? D'accordo anche sui 100.000 franchi da assegnare al nipote per tacitarlo. Cosa le pare? Lei potrebbe sedersi al mio posto, tanto è bravo. Penso che la soluzione proposta sia sotto ogni aspetto esemplare. Domani preparo le carte e aspetto lei e la signora per la firma.
Buongiorno, signora. Buongiorno, signora. Buongiorno. Si accomodi. Vorrei fare un regalo a mia moglie. Abbiamo dei bellissimi bracciali. Sono un po' la nostra specialità, signore. Sono splendidi. Scegli quello che ti piace di più. Questo. Se non è troppo caro. Quanto fa? 3.000 franchi. È un prezzo speciale per un oggetto così raffinato. Se me lo dà 2.500 lo prendo. Non è possibile. L'altro giorno avevo visto in vetrina un cronometro che costava 1.800 franchi. A 4.000 acquisto due oggetti. Non un franco di più. Ma veramente... Lei fa un affare. Altrimenti andrò da altri. Va bene, posso dirle solo che ha fatto un ottimo acquisto. Faccia incidere sul mio cronometro le iniziali GDC. E sopra una corona baronale. D'accordo? Benissimo, signor barone. $50 milioni, capisci? Papà Walter li ha guadagnati in 6 settimane. E la Roche-Mathieu dove lo metti? 20 milioni, si dice. La conquista del Marocco ha ingrassato qualcuno. Ma Walter ha fatto il colpo più grosso. Miniere di rame svendute che erano un prezzo altissimo. Terre acquistate, azioni barattate. Un affare enorme. Ragazzi, noi abbiamo lo stipendio garantito per molti anni. In tipografia, presto. Corpo 6 e titolo su 2 colonne. E l'annuncio della gran festa che papà Walter darà nella sua casa nuova. Ma non è uscito anche nell'edizione di ieri? Notizia di rigore, mio caro. Per 7 giorni il vecchio ha comperato una reggia e vuole che tutta Parigi le faccia omaggio. Palazzo Carbur, in Faubourg Saint-Honoré, con giardini sui Champs-Élysées, non so se mi spiego. E non contento, ha comperato anche Gesù sulle acque di Markovic, un quadro da 500.000 franchi. Capito il vecchio? Gli manca solo l'amante giovane e poi le ha proprio tutte, il nostro strozzino. Non mi è stato più possibile. Sono 2 mesi che non metto il naso fuori di casa. Mamma è molto in collera con lei, e anch'io. Sappia che le vogliamo molto bene, la mamma ed io, ma anche se non ci vediamo così spesso. Ricordo con gioia certi pranzetti. Mi ha persino riconciliato con lo champagne. Che memoria, Susanna. Allora le comunico ufficialmente che lei non ha più il diritto di sparire dalla nostra vita, almeno da quella di mamma e mia. Venga, l'accompagno a vedere il Gesù, ultimo orgoglio della famiglia Walter. Papà l'ha sbattuto là con le sue brave lampade in modo che la gente sia obbligata a passare in rassegna tutta la casa. È incredibile come il mio vecchio piace gonfiare le penne.
Venga a trovarci più spesso, bella mia. Adesso che papà è così ricco, faremo pazzie. Lei tra poco si sposerà un nobile, magari spiantato, e non avremo molta occasione di rivederci. Niente matrimoni pilotati. Voglio qualcuno che mi piaccia, che mi piaccia molto. Sono abbastanza ricca per tutti e due, no? Le do tempo 6 mesi e lei sarà la marchesa o la signora duchessa o la signora principessa. Mi guarderà dall'alto dei suoi titoli. Lei è troppo ricca. Anche lei non scherza. Ha ereditato, no? Non scherzi. 20.000 franchi di rendita all'anno. Non posso neppure avere una carrozza di proprietà. Vogliamo bere una cosa? Adesso mi scusi. Mi preoccupa mia moglie, l'ho troppo trascurata. A più tardi. Come vuole, per me. Le presento il marchese di Casoli, mi fa la corte, ma io gli ho detto che deve chiedere prima il permesso a lei. Permesso accordato, purché sia una corte discreta. Geloso? Non ne avrei il diritto. Caro Giroa, io devo ringraziarla per il consiglio che mi ha dato tramite Clotilde. Se ho potuto guadagnare quasi 100.000 franchi con il prestito marocchino, lo debbo a lei. È un amico davvero prezioso. Allora, in cambio del favore, le rubo sua moglie. Prego. È giusto ogni tanto dividere gli sposi. Allora, passate le smanie. Sei un turco infedele, ma mi piaci troppo. Con te posso stare in collera 2 mesi e poi mi prende la voglia di vederti. Se non ti monti la testa, posso dirtelo ancora. E magari darti un bacio qui, davanti a tutti. Ti piace anche la piccola Susanna o è solo una mia impressione? Ora che un corno con lei, non te lo consentirò mai. Devo parlarle subito, altrimenti faccio uno scandalo. Vada nella serra, vi troverà una porta e da lì esca in giardino. Di fronte c'è una capanna. Mi aspetti tra 10 minuti lì. Se non obbedisci, dirò tutto a mio marito. Vuoi farmi morire? Ti prego, niente tragedia, altrimenti taglio subito la corda. Cosa ti ho fatto? Ti comporti come un ladro di strada. Hai attorcigliato i tuoi capelli e i bottoni del mio panciotto. Per poco mia moglie non mi ha piantato. La tua sposa ha altro a cui pensare. Un amante, questo sì. Un amante ti avrà fatto una scenata. Non ho amanti, io. Smettila di dire bugie. Tu non vuoi più vedermi, vero? Ti avevo informata, no? Ma io non ce la faccio. Soffro le pene dell'inferno. Mi sento una morsa qui, come se un granchio mi divorasse dentro. Non ho più la forza. Ore e ore seduta su una poltrona. E il tempo non passa mai. Credo di averti detto che non sopporto i legami. Quello con mia moglie basta e avanti. Ma se sarai ragionevole, potrò considerarti una buona amica. Va bene? Ma vederti, a me vederti. Rispettiamo i patti. Anche a me costa fatica. Credilo. Tieni. È il tuo guadagno sul prestito marocchino. Ero così felice di esserti stata utile. Questo denaro non lo prendo. Non vorrei farmi questo torto.
È roba tua, soltanto tua. Non è un affare d'amore. Consideralo il gesto di una buona amica, di una socia in un'operazione riuscita. D'accordo? Vita mia. Come vuoi tu. Adesso andiamo, qui fa freddo. Potresti prenderti un malanno. Magari arrivasse la morte. È ancora presto, Virginia. Andiamo. Dove si era cacciato, Bellamy? Volevo farle assaggiare una torta favolosa. In salotto faceva molto caldo. Due passi in giardino per rinfrescarli. Devo dire che anche il parco è bellissimo. Rose, chi era quel tipo molto chic? Il conte di La Tour d'Isle, un amico di mia sorella. Come sei maligna, Suzanne, è amico di tutte e due. Ma dillo che è un tuo pretendente. Uffa, Suzanne. È andato solo in compagnia. Solo? Avrei voluto lei, ma non sarebbe stato conveniente. Susanna, crede alla mia amicizia? Certo. Si fida di me? Ciecamente. Vorrei da lei una promessa. Va bene, quale? Di consultarmi tutte le volte che le chiederanno di sposare e di non accettare nessuna proposta senza prima ascoltare il mio parere. D'accordo, mi fido più di lei che di mio padre, quindi. Non ne parli in famiglia. Deve essere un piccolo segreto tra di noi. Va bene? Giura? Giuro. Sul comodino c'è una sorpresa per te. Cosa? La Roche ti ha assegnato la Legion d'Onore. Non sei sciupato. Avrei preferito una decina di milioni. Sei davvero un uomo incredibile. Non ti va mai bene niente. Il tuo amico non fa che pagare un debito. E c'è ancora una pendenza da regolare. Mi pare che il ministro non ci debba più niente oramai. Può solo farti nominare direttore della Vie Française. Domani sera andiamo a cena dei Voltaire. Credevo non volessi mettere più piede in quella reggia. Ho cambiato idea. Tu, se vuoi, puoi restare a casa. Insomma, la signora Giroux non vuole più onorarci della sua presenza. Un mal di capo. Lei ne soffre. Le cascano addosso senza preavviso e la tengono a letto anche per un giorno intero. Vorrei mandarvi il mio medico, uno dei migliori di Parigi. Forse è un po' troppo per un'emicrania. Comunque la ringrazio, signor Voltaire. Scommetto che lei non conosce la mia collezione di pesci d'acqua dolce. È una mania che mi porto dietro fin da ragazzo. Mi sembra di poter parlare con qualcuno che capisce ma non può rispondere. Ogni tanto mi ritiro con loro, gli do da mangiare la mollica di pane e mi lascio andare a dire delle sciocchezze, sicuro della mia impunità. Mi ha fatto venire la voglia di vedere. Se vuole, vada, io resto qui. Può accompagnare la Susanna. Accompagnalo tu, Susanna, tanto ormai il signor Giroux è di casa, no? Come vuoi, papà. Venga, Bellamy. Dovresti ordinarmi ancora di questo cognac, è ottimo. Secco, profumato. Riscalda la gola senza bruciarla. Hai capito, cara? Certamente, lo farò domani stesso. Non vorrà davvero vedere quei pesci. Sono una mania di mio padre. E poi i pesci agiscono sott'acqua e non mi piace. Anche lei lo fa con me. Cosa dice? Non ricorda quello che mi aveva promesso la sera della grande festa un mese fa? No, perché? Di consultarmi ogni qualvolta uno chiedesse la sua mano. Sì, allora? Ebbene, qualcuno lo ha fatto. Nessuno, lei scherza. Lo giuro. Suo padre mi ha detto che quel vanitoso del marchese De Casol si è fatto avanti. Intanto non è un vanitoso. Può darsi. Ma è un cretino. Rovinato dal gioco, stremato dai vizi. Bel partito per lei, così fresca, carina. Lei ha dei buoni informatori, anche se un po' maligni. E poi cosa ha contro il povero marchesino? Io nulla. Nulla. Ma sì, lei non parla chiaro. Mi nasconde qualcosa e fa male. Non era nei patti. Oh, che sono geloso morto. Geloso? E perché? Semplice. Ho preso una cotta per lei, ma di quelle brutte che lasciano il segno. Lei è matto, Bellamy. Certo che sono matto. Altrimenti perché avrei parlato così io sposato a lei? Sono colpevole e anche stupido, ma sognare non è peccato. Proprio non avere speranza mi getta nella costellazione più nera. Un conto è saperla libera.
ma l'idea di un marito mi fa andare su tutte le furie. Mi perdona? Peccato lei abbia moglie, tutto qui. Se fossi libero, mi sposerebbe? Certo, la sposerei subito, perché lei mi piace molto, Bellamy. Grazie. Allora aspetti, non dica di sì a nessuno, va bene? La supplico, me lo promette? Certo, glielo prometto. Allora? Coraggio, parla. È una cosa che non avrei fatto per nessun altro. Ho pedinato personalmente tua moglie. Ha un convegno ogni martedì e giovedì con un uomo in Rue des Martyrs 17. Secondo piano, interno 4. La notizia è tutta qui. Non ci sono pericoli di smentite? No, Durman. Buongiorno, signore. Prego, si accomodi. Signor commissario, come prevedevo, mia moglie in questo momento sta pranzando con il suo amante in un appartamento che hanno preso in affitto in Rue des Martyrs. Sono a sua disposizione, signore. Lei ha facoltà d'agire fino alle 9 di sera, vero? Già. E d'inverno fino alle 7, a cominciare dal 31 marzo fino alle 9. Siamo in aprile. Sono le 8. Abbiamo un'ora abbondante. Aprite, in nome della legge. Cosa volete? Sono io, non cercate di farcela. Vi abbiamo presi. E lei la signora Claude Madeleine Duroy, consorte del cui presente Prospera Georges Duroy, giornalista? Sì, signore. Che cosa sta facendo qui? Allora? Visto che non vuol rispondere, farò le constatazioni di legge. Signore. Signore. Signore, non mi costringa, la prego, ad agire. Abbia il coraggio delle sue azioni. Allora, lei chi è? Le ingiungo di dirmi il suo nome. Ma risponda, vigliaco! Signor commissario, non può permettere a quel tizio di insultarmi. Devo trattare con lui o con lei? Con me, signore. Soltanto con me. Allora, il nome? Quando è così, si vesta. Non posso davanti a voi. Perché? Perché sono completamente nudo. E si copra con questo. Le capita spesso di fare questo mestiere? Di rado, per fortuna. Mi rallegro con lei. Non sono cose pulite. Allora, non mi tocchi! Godo dell'immunità parlamentare. Certo. Quel bel tipo si chiama La Roche-Mathieu ed è il nostro ministro degli esteri. Per una volta il signore non ha mentito. Mi chiamo La Roche-Mathieu e sono il ministro. E questo mascalzone porta all'occhiello la legion d'onore che gli ho regalata io. Ecco cosa si fa di una decorazione quando viene da un porco come lei. Basta così, signori. Signor ministro, lei non può negare il reato di flagrante adulterio, mi pare. No, faccia il suo dovere. Confessa che il signor ministro è il suo amante? Non lo nego, è il mio amante. Avete ancora bisogno di me? Posso andare? Ma perché se ne vuole andare? Noi abbiamo finito, dobbiamo solo stendere un verbale. Se ne torni a letto. E buon proseguimento a tutte e due.
Guarda qui. Che c'è? Vengo dall'aver silurato il ministro degli esteri. Ma cosa sta dicendo? Sto per far cambiare il ministero, tutto qui. Era l'ora di cacciar via quella carogna. E sta dando i numeri. Un momento fa ho sorpreso la Roche-Mathieu in fragrante adulterio con mia moglie. Il commissario di polizia ha potuto constatare il fatto. Il ministro è liquidato. Dove vuole arrivare, Bellamy? Voglio far fuori quel miserabile, quel profittatore, quel pericolo nazionale. E guai a chi mi metterà i bastoni fra le ruote. Non glielo perdonerò mai. E sua moglie? Chiederò il divorzio. La rispedisco al Fou Forestier. Non potevo più farmi rispettare con una donna del genere. Sono libero e con un po' di soldi. Mi presenterò a ottobre alle elezioni al mio paese. Adesso non ho più le mani legate. Mi lasci un po' di spazio in prima pagina, signor Barthel. Scriverò io un articolo su questa sporca faccenda. Così Rose sposerà il conte di Latour-Yvelin. Sì. Un nome prestigioso, un'antica casata. Suo padre ne sarà molto orgoglioso. Lo può giurare. Questa campagna mi ricorda la mia. Come vorrei conoscerla. Assieme a lei, però. Si può fare. Io l'amo, Suzanne. Io voglio sposarla. Anch'io l'amo, Bellamy. Averla vista così spesso in questo mese mi ha scaldato l'anima. Sono sogni inutili. I suoi mi chiuderebbero la porta di casa. Sarei cacciato dal giornale. Lei è stata ufficialmente promessa al marchese de Calzone e io devo ritirarmi in buon ordine. Che si può fare allora? Io sono pronta a tutto. Quando è così deve affrontare i suoi. Lei può farlo, io no. Parli con sua mamma per prima. La mamma dirà subito di sì. Non la conosce. Andrà sulle furie più di suo padre. Susanna, lei deve dire che vuole sposare solo me. Me e nessun altro. Dopo farà lo stesso discorso a papà Walter. E se diranno di no? Se mi opporranno un rifiuto? La rapirò, sicuro. Fuggiremo assieme su una carrozza come Manon e De Grie verso la Normandia. È bellissimo. Ma come faremo? Può uscire sola dal palazzo? Sì, so aprire la porticina. Bene. Allora, quando il portiere si addormenterà a mezzanotte, mi raggiunga a Place de la Concorde. Mi troverà con una carrozza davanti al Ministero della Marina. Sa cosa le dico? Mi auguro che i miei dicano di no, per poter andare con lei via da tutti, come Manon. Mai e poi mai, capito? A costo di chiuderti in collegio per tutta la vita. Quell'uomo devi cancellarlo per sempre. Io voglio sposarlo e basta. Credo di poter decidere della mia vita da sola. Ma tu sei un pulcino indifeso che Bellamy vuol mettere in trappola. Ma con te il gioco non deve riuscire. È un uomo divorziato, un uomo che ha avuto tutte le donne, un uomo che... Ma non capisci che va a caccia dei tuoi soldi e basta? Ma non capisci che ti tradirà il giorno delle nozze? Sono fatti miei, mamma. Tu hai scelto tuo marito, io scelgo il mio. Il nostro assenso non l'avrai mai. Ho parlato con tuo padre e la pensa esattamente come me. Va bene, voi avete preso le vostre decisioni. Vorrà dire che io mi assumerò le mie. La colpa è tua. Bellamy qui, Bellamy là, la tiravi, lo coccolavi. Adesso hai visto come t'ha ripagata. Sei tu che gli hai messo la corona in testa. Perché ti serviva con i suoi articoli. Io l'ho pagata profumatamente per il suo lavoro. Siete voi che vi siete tutte invaghite di lui. Tu, la Damarelle e adesso anche Susanna. È chiaro, al mascalzone fa gola alla dote.
Ma io non cedo al ricatto. Adesso vado da Susanna e gli dico tutto papale papale. Voi donne siete soltanto capaci di versare delle lacrime. Qui ci vuole un uomo! Fammi morire. Fammi morire. È scappata. Ha lasciato un biglietto. Perdonatemi, non c'era altra via. Lo amo, non potevo vivere senza di lui. Capisci? Ora dovrà sposarla per davvero. Ma tu sei pazzo. Il mio sì non l'avrà mai. Ma è già sua. La terrà nascosta finché non arriva il consenso. Tanto male, se vogliamo evitare lo scandalo, darglielo subito. Tu fai come vuoi. Il mio sì non l'avrà mai. Ma dobbiamo piegarci, mia cara. È in gamba, però. Come posizione avremmo potuto pretendere di meglio. Ma in quanto a intelligenza e avvenire, è un uomo che avrà un domani. Sarà deputato o ministro un giorno. Ma cosa piangi? Tanto bisogna fare così. Con tipi come quello non si sa dove si può andare a finire. Hai visto come ha liquidato quel papavero di La Roche-Potier con 3 articoli? E con quanta dignità? Difendendo il suo ruolo di marito offeso. Prenota la chiesa. Ordina i fiori. Siamo fottuti. Mia cara. E così ti sposi la piccola Susanna. Lo sanno tutti fuorché me. È stato mio marito a dirmelo. Stavi preparando il colpo da quando hai lasciato tua moglie. E mi tenevi come amante senza portafoglio. Ad interim, così? Che mascalzone. Niente di strano. Mia moglie mi tradiva. L'ho sorpresa in flagrante adulterio. Ho ottenuto il divorzio. Sposo un'altra. Mi sembra la cosa più semplice del mondo. Sei furbo. Furbo e pericoloso. Clotilde, solo gli imbecilli finiscono becchi e bastonati. Avrei dovuto capirlo da tempo, ma non pensavo che arrivassi a tanto. È un piccolo farabutto, ecco quello che sei. Basta. Sta attenta come parli. Ma sentilo, dovrò mettermi i guanti adesso. Inganni il mondo. Sfrutti tutti quanti. Raffi piacere e soldi dove ti capita e dovrai trattarti da gentiluomo. Bada che ti butto fuori di qua. Tu mi cacci via. Ma questa casa è anche mia. I primi soldi li ho tirati fuori io. Tu sei un ladro. Credi che non sappia che hai rubato a Madeleine metà dell'eredità di Vaudrec? Credi che non sappia che sei andato a letto con la piccola Susanna per costringere i vecchi a fartela sposare? Lascia stare la ragazza, capito? Ci sei andato a letto solo per questo. Non l'ho toccata, sta zitta. Sei il solito porco, bella mia. Quando hai finito di frignare, restituisci le chiavi al portiere. Io mi sposo fra un mese, il 20 ottobre.
Ti risparmio le partecipazioni. Ma se verrai, ti vedrò con piacere. L'avvenire dei furbi, caro maestro. Buon per lui. Adesso si è sistemato per tutta la vita. Ma come fa a sposarsi in chiesa dopo una sentenza di divorzio? Per Santa Madre Chiesa, Duroy è ancora celibe. Con la forestiera hanno sposati solamente in municipio, pubblici concubini. Sa che fine ha fatto sua moglie? Sì e no. Vive molto appartata, mi hanno detto, nel quartiere di Montmartre. Ma c'è un ma. Da qualche tempo mi capita di leggere nella Plume certi articoli che somigliano maledettamente agli articoli di Forestier e di Duroy. Sono di un certo Jean Ledol, un giovane, un bel ragazzo intelligente. È brava la nostra Madeleine. Molto fine, senza tanti scrupoli. Pare anche che la Roche-Mathieu le passi un cospicuo assegno mensile. Dica un po', caro maestro, lei che frequenta casa Walter, è vero che la signora Walter e Duroy non si parlano più? Ah, verissimo. Lei non voleva dargli la ragazzina, ma lui teneva in pugno il padre per via di certi cadaveri scoperti sottoterra in Marocco. Ah. Ha costretto il padre, minacciandolo di rivelazioni da far rizzare i capelli. Bah. Walter, memore dell'esempio di La Roche, ha ceduto subito, ma la madre, testarda come tutte le donne, ha giurato che non rivolgerà mai più la parola al genero. Sono maledettamente ridicoli. Lei pare la statua della vendetta e lui il quadro del rimorso. Ah, eccoli che stanno venendo. Voi siete tra i fortunati della terra, siete gente tra la più ricca e la più rispettata. Lei, signore, con il suo ingegno che vola sopra gli altri come un'aquila, lei che scrive, lei che ammaestra, lei che consiglia, lei che guida la gente, lei ha una grande... Il salice sta piangendo. Buongiorno. A presto, signor Duroy. A presto, signore.